Ciao a tutti, questa è la prima puntata della rubrica Questa è la mia carretta e non sarà una recensione sulla di like, sul radiocomando, motore, eccetera. Semplicemente dirò cosa uso io, il mio assetto, la mia carrozzeria, eccetera. E spero che il video vi piaccia e che condividiate e facciate anche voi video del genere, così li carichiamo sul nostro canale, di modo che chi inizia magari abbia uno spunto per i vari settaggi della macchina. Allora, comincio dalla radio. La radio è una semplice, insomma, è una buona radio, è una Samba MT4. Ok? Ho messo la pellicola finto carbonio color verde, non so se si vede la trama. Niente di che, è una radio secondo me molto buona, veloce, ha tutte le impostazioni che servono e ve la consiglio soprattutto per chi viene da radio economiche tipo Spectrum o quelle che danno sull'RTR, perché la velocità di risposta è molto alta. In più i settaggi del terzo canale per il giroscopio vengono presi al volo. Per ora non ho trovato difficoltà con nessun giroscopio che ho provato, anzi. La carrozzeria è una S14 di Like, il colore verde me l'ha fatto un mio amico. Se volete avere informazioni sul colore, scrivetemi, vi passerò il link. E ho montato l'alettone dietro di una R34 Tamiya, ci sta a pennello praticamente, si vede. E poi ho messo le parabole Yokomo. Allora, non ci stanno granché, ora ve la faccio vedere anche smontata. Però, diciamo che con una piccola modifica e un po' di nastro ci sono state. E la centralina luci è una DLC02. Allora, le paraboline, come vedete, non ci vanno proprio precise, però alla fine ci stanno. Ok? Allora, la mia macchina è una D-Like Re Hybrid. Sono riuscito ad avere uno dei primi modelli. Come vedete, il numero di serie è lo 020. Allora, la macchina secondo me è fantastica. Niente da dire. Ho avuto qualche piccolo problema all'inizio, magari a settarla, però ora sinceramente anche chi l'ha provata ha visto che funziona. Allora, attualmente sto montando le batterie shorty. Mi sono trovato molto bene con questa configurazione. Prima usavo le batterie normali, quelle lunghe. E ho trovato che spostando quindi il peso che avanzava via, che era delle altre batterie, erano più pese, l'ho messo dietro sui braccetti. Ho messo, come vedete, dei pesi appiccicati qui, che sono 10 grammi più altri 5 avvitati direttamente sul braccetto. E sinceramente la macchina mi è migliorata molto. All'inizio era un po' stronzetta, ogni tanto mi mollava in curva, invece adesso vedo che non va più, non lo fa più. E giroscopio sto usando il D-Like originale, funziona benissimo. Motore ho un 10,5 Luxon. Ha un bellissimo rumore e va da Dio. E come regolatore ho l'Hobby Wing 3.1. Anche questo mi sta dando tante soddisfazioni. Riesco a regolarlo veramente come voglio. Ho aggiustato da poco i cablaggi, come vedete, li ho tinti di nero e li ho un po' radunati. Altre cose, allora, le molle davanti ho messo le molle dritte. Non le ho girate e le molle sono le MST medie progressive.
Olio dentro, ho messo il 350 davanti. E l'effetto della macchina, non so se riuscite a vederlo, è questo. Allora, lavora molto, sembra che lavori molto poco, addirittura con la carrozzeria va praticamente a strusciare per terra, però quando poi in accelerazione si alza e fa un effetto, diciamo, come sulle macchine vere. Fa questa cosa qui. Ok? Dietro ho lasciato gli ammortizzatori originali. Ho provato vari oli dietro, partendo dal 350, andando giù 200, 100, alla fine sono riuscito a trovare un buon compromesso con l'olio d'oliva. Sembra strano, lo so, l'hanno già detto, però l'olio d'oliva funziona. Altre cose di meccanica. Dietro ho campanatura, sono a 4. Davanti sono a 6. Come convergenza invece davanti sono leggermente aperto. Ora vi sollevo il cellulare e ve la faccio vedere per bene. Davanti sono leggermente aperto, dietro chiuso di 1,5 grado, che questa macchina ha il regolatore dietro con le tacchette, quindi si può vedere a quanto siamo. Altre cose da dire sull'assetto, credo niente. Fino ad ora sinceramente non ho trovato nessuno con un assetto simile al mio. Davanti ho visto che sono l'unico che ha questa cosa che praticamente rimane la macchina per terra e si solleva ovviamente, quindi è talmente equilibrata che si solleva con l'accelerazione. Rapporto corona pignone sono a 74-30, è un giusto compromesso. E altre cose da dire? Boh, niente, vi faccio vedere la macchina dall'alto. Allora, davanti, come vedete, è proprio leggermente aperta. E dietro leggermente chiusa. Ok, e l'ultima cosa, poi vi lascio per tutti, perché è una cosa che io odio. Allora, praticamente quando prendete questa macchina, mi sta crollando la videocamera. Quando prendete questa macchina, i braccetti hanno un'escursione molto alta. E se la prendete in mano, per favore, non girate lo sterzo, perché gli Uniball messi in questa maniera lavorano male. Quindi, se volete vedere la sterzata, ah, ora ve la faccio anche vedere. Se volete vedere la sterzata, o la mettete per terra o sollevate i braccetti in questa maniera. Ok? Allora, ora vi faccio vedere la sterzata e vi saluto. La mia sterzata attualmente è questa, quindi macchina bassa, è questa. Non è tantissima, devo dire la verità, però è giusta. Come vedete è molto aperta nella sterzata massima. Ragazzi, vi saluto e mi raccomando, condividete, mettete mi piace. Fate a vostra volta il video e quando ci sarà la possibilità nelle gare vi verrò a fare io di persona il video per la non recensione, però per spiegare un po' l'assetto della vostra macchina. E mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao!